Melania. Ok. Buongiorno. Oggi sembra che la cama si dice, il letto ci ha preso un po'. Ok, quindi io penso che iniziamo e dopo la gente forse arriverà. E iniziamo prima con una cosa per svegliare il corpo, sì? Che qualcuno che sta qua io penso che lo conosci. Quindi possiamo farlo un po' meglio, io penso, sì? Quindi se possiamo... è una cosa che io prima faccio un gesto e tutti quanti lo facete, sì? Tu lo sai qual è? Ok, iniziamo, lo facciamo e poi che è molto semplice. Io faccio... Pere che te. Pere che te. Pere che te. E tutti insieme. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Sì? E questo? Ma? Potresti fare lo mismo questa notte. Ok. Pure a casa, pure. E quindi è questo, ma facendo dei gesti diversi. Sì? Quindi, pronti? Iniziamo. Pere che te. Pere che te. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Pere che te. Pere che te. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Pere che tenghe, tenghe, tenghe. Pere che te. Pere che te. Pere que tenga, 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 pere que tenga, 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 pere que te, pere que te, pere que tenga, 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 pere que tenga, 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 pere que tenga, tenga, pere que te, pere que te. Pere que tenga, 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 pere que tenga, tenga, tenga. Pere que te. Pere que te. Pere que tenga, tenga, tenga. Pere que tenga, tenga, tenga. Woo! Ok. È caduto. Ok. Ok, quindi c'è qualcuno. Questo è il. Ah, perché. Ah, tu dici perché. Ah, la parola? Questa è una parola che fanno degli amici sul Brasil. Brasil. Ma è come un gioco popolare, come tradizionale che si fa. Sì? Ok, quindi molto veloce, facciamo un piccolo ricordatorio? Ripasso? Ricordatorio? In spagnolo, ricordatorio? Ricordare? No, ma in spagnolo? Ricordatorio. Ricordatorio. Come? Come un repasso. Ricordatorio? Sì, ricordatorio, questo per ricordare. Sì? Quindi io gli passo questo a qualcuno e qualcuno dice cosa abbiamo fatto ieri, sì? Quindi io so che ieri abbiamo iniziato con una cosa per il corpo, per svegliarci. Waps. Oh, scusa. Thank you.
Ieri pomeriggio ci hai spremuto come delle arance. Ricordo che abbiamo fatto un metodo rivoluzionario che proietta dei scenari futuri. Devo dire tutto oppure devo dire delle piccole frasi? Sì, una cosina. No, questa piccola frase. Sì. Ah, gli scenari futuri. Ok. Qualcuna? Tu? Ah, passi. Okay. Oh. Ah, anche il microfono. Sì, allora, prima abbiamo fatto una breve dinamica contrapposta, no? Quindi sulla sedia ciascuno si è seduto per raccontare quello che gli è rimasto più impresso dell'attività del giorno prima. Abbiamo poi analizzato una schematizzazione della composizione dei domini, cioè la complessità, come evolve la complessità a seconda della tipologia e dell'argomento su cui bisogna decidere. E poi il pomeriggio l'attività dedicata agli scenari futuri, almeno la prima parte. Ok. Io ricordo che abbiamo fatto un bellissimo esercizio finale ieri, in cui abbiamo creato ulteriori nodi attraverso il corpo. Questo mi ricordo. Ok. Non mi ricordo niente. No, mi ricordo che abbiamo fatto il Projection Caffè. Sì, abbiamo spento le telecamere, abbiamo fatto un macello. Abbiamo fatto il Projection Caffè, in cui abbiamo fatto delle proposte di progetti su cui abbiamo lavorato in gruppi. È stato molto bello. Ok. Quindi forse adesso ci possiamo, in questi ultimi paroli, ricordare un po' cosa abbiamo fatto e degli scenari futuri, sì? Cosa alla fine di ieri, cosa abbiamo fatto? Io sono arrivata nel pomeriggio, per cui sono stata alla spremuta quella sugli scenari futuri, che non è stata facile le tre seguirla. Quindi ci hai aiutato, insomma, a fare questo lavoro per capire tutti i fattori che possiamo utilizzare quando poi dobbiamo in qualche modo illustrare gli scenari futuri. Dobbiamo articolarli, no? Perché dobbiamo fare questa visione fra 20 anni, non necessariamente quella che noi desideriamo, auspichiamo, ma quella che potrebbe accadere, articolando tutti i fattori che possono essere tecnologici, ambientali, sociopolitici, psicosociali. Okay. È un'altra. E quindi poi ci ha fatto fare questo lavoro di confronto ai tavoli, che per me è stato molto bello. Okay. Mi sono trovata con dimmi il nome, che non me lo ricordo, con Francesca, e poi fare quell'esercizio finale è stato bello. Okay. Per riconnettere un po' tutte le... Ok. No, io non l'ho finito il lavoro ieri pomeriggio, quindi volevo appunto apprendere dal gruppo. Okay. Qualcosa in più. Quindi... Allora, per esplorare gli scenari, per esplorare i fattori che ci porteranno poi a disegnare gli scenari futuri, abbiamo usato la metodologia, il Work Café come metodologia, ed è stato molto, molto bello, molto creativo, molto caotico, quindi, però il caos di cui parlavi tu, quello che genera idee, non quello che genera solo confusione. Chi manca? Forse. Ok, grazie mille. Ok, benissimo, quindi ieri abbiamo finito nelle scenari, abbiamo finito con un elenco di fattori di ogni tavola, aveva il suo elenco di 2, 3, 4 fattori. Io penso che ci sono delle 5. Sì. Quindi, se vi ricordate, ce l'abbiamo. Scusa. Questo lo metto qua. E giusto un secondo. La sedia. Ah, sì, la sedia. Un po', sì. Molto molto veloce, giusto per ricordare, perché gli scenari a volte
è una cosa complessa, quindi giusto per ricordare, abbiamo tutti questi fattori, sì? Abbiamo scelto come 15 o più o meno 20, e poi adesso quello che dobbiamo fare è scegliere i nostri incerti importanti sui quali noi non possiamo agire. Benissimo, non possiamo, ok. Non influenzando. Sì. Sì? E per disegnare questa tavola, sì? Per il nostro gioco degli scenari. Sì? Quindi qua abbiamo queste, come si chiamano questo? Adesivi. Questi adesivi, sì? Che questi sono per i fattori più importanti, sì? Questo è i fattori più importanti, e questi, l'arancia, questo è il rosso, l'arancia è per i fattori più incerti e anche quello che non possiamo influenzare, quello che influenziamo di più, di meno, sì? Quindi, cosa andiamo a fare? Ognuna avrà due rosso e due arancia, sì? Abbiamo degli elenchi di fattori nella stanza di là, sulla parete, sì? E quindi adesso ogni persona leggerà tutti quanti e devi mettere due che sono i più per lui o per lei, per i più importanti e in più influenzabile e anche incerti, sì? Incerti e che non possiamo influenzare, sì? Non dipendono da noi. Mentre quelli rossi importanti, arancione, meno influenzabili e incerti. Incerti e meno influenzabile, sì? Quindi ogni persona ha come questi quattro e gli devi mettere sui fattori, non sul grande, sul ambientali, no. I fattori, non la scatola, sì? Stanno... Ogni fattore stanno così, 1, 2, per favore assicuratevi di che si capisci dove si mette, sì, perché sennò un casino non capiamo, sì? Ok, quindi potete, sì, prendi uno e li passi, e qua prendi uno e li passi, questo è per te. Buongiorno. Sembra un po'. Infatti, anch'io l'ho pensato. Un gol, perché ho un po' di pasta. No, grazie. Sei il team? Dimmi. Sì. Dobbiamo metterli di là. Questo, sì. Sì, e tu puoi mettere, sì. Questo si può, tu puoi mettere i due, non lo so, ce l'hai due rossi, quindi tu puoi mettere due rossi negli stessi fattori o uno in uno e uno in altro. Quello che non dipende da noi. Sì. Sì, anche. Sì, anche. Sì? Sì? Dopo alla fine del giorno
facciaremo un po' il ricordatorio, il ripasso, sì, che cosa abbiamo fatto e anche cosa abbiamo fatto qua e che cosa si può fare con la gente, come facciamo questi, sì? Quindi adesso ce l'abbiamo come 5 minuti, per favore ognuna anda a questa stanza e stacca, sì? Attacca, stacca, anda che io también. Andiamo! Come questo, tu lo metti qua. Si capisce. Sì, si capisce, no? Sì, ok. Javi, scusa, ci ricordi la grande domanda? Ah. Quali sono i fattori che spingeranno la partecipazione in Puglia? Che influenzeranno? No, sì, sono... La domanda è... Nostra domanda è come sarà la partecipazione in Puglia nel 2030, sì? Ma questi fattori sono importanti per la partecipazione, quindi adesso anche, sì? Amministrazione, sì, public administration, I think. Sì, pubblica amministrazione a tutti i livelli. Se quieres. Thank you.
cambiare? Sì. Sì. Portare una croce sopra, che magari la prendiamo. Con l'arancia sì, è molto difficile. Centratevi dove la gente ha messo i più importanti. Sì? Potete solo leggere dove stanno i più importanti e capire questi più importanti, dove chi sono i più incerti. Sì? Si capisce? Ce l'abbiamo? Le puoi... Ok, possiamo prendere questi e portiamo di là, sì? Quindi, se volete... di serie dei fattori, noi facciamo abbastanza di più lavoro, sì? Quindi facciamo delle interviste, questionari con gente esperti, quindi si vuole un po' di più tempo per questo, ma lo abbiamo fatto così, giusto per voi per capire che dobbiamo scegliere, sì? Questi, ma dopo alla fine... spiegheremo come si può fare, come un po' di, sì?
Quindi adesso sì, ok. Noi questo prima facciamo degli intervisti con gli esperti nel tema. Per dare maggiori informazioni. Sì, per avere maggiore informazione. Perché si appella sicura l'informazione, no? Sì. Più certa. Sì. Prima o dopo il caffè? Ok, facciamo una cosa. Dopo lo spiego perché è come facciamo quello che stiamo facendo è facciamo un processo con tutti i passi, sì, e tutti i passi con qualcuna metodologia, sì, e questo è perché siamo in un corso di un giorno, sì, e poi quello che facciamo la realtà è un processo con gli stessi passi, sì, con gli stessi, ma la metodologia qualcuna è la stessa e qualcuna, sì, qualcuna è la stessa, ma questo e questa è diversa, giusto perché in questo contesto non abbiamo 2 mesi per parlare con due, sai? Capito? Sì? Quindi, ma questa relazione la faremo alla fine, sai? Sapete, per capire, prima facciamo e dopo vi esplico, ok, questo che abbiamo fatto si fa anche con questa metodologia, con quest'altra, sì? Ok. Quindi adesso ce l'abbiamo, per esempio, degli... Ah, io esplicavo questo perché questo di scegliere gli assi è una cosa importante. Sì? Quindi adesso non è che possiamo mettere qua un mese per pensare, quindi sceglieremo 2, sì? Ma poi io dopo vi esplico come si fa anche, sì? Ok, quindi adesso, per esempio, ce l'abbiamo qua il ruolo della public administration, come si dice? Pubblica amministrazione, che sembra che è abbastanza importante e anche incerta, sì? Qua ce l'abbiamo, per esempio, una molto incerta, effetti della crisi ambientali, però... Sembra che non è molto importante, è importante, ma forse per il nostro tema non è la più importante. Quindi possiamo parlare di questo, ma non li mettiamo nelle... Sì? Quindi io, con questo che ce l'abbiamo... Perché con questi che ce l'abbiamo, guardando quali sono i più importanti e i più incerti, io penso che questo può essere abbastanza buono per il nostro esercizio, sì? E anche se vuoi prendere un altro abbastanza diverso. Quindi, per esempio, questi cultura, valori sociali può essere... Ma è un po', forse non, se facciamo questi, vi ricordate, li mettiamo e guardiamo quali facciamo, io penso che per questo è meglio mettere un economico, sì? Quindi ce l'abbiamo uno sociopolitiche e altro economico, che può essere la crisi economica, sì? Ma la crisi... La crisi e effetti. Gli effetti della crisi. Sì? Quindi questo io... perché, per esempio, questo è molto importante, ma sembra che non è molto incerto, o che ce l'abbiamo un po' di più di capacità di influenza. Sì? Perché questo è importante? Perché se ce l'abbiamo un fattore che lo possiamo influenzare, perché non lo mettiamo qua? Perché se possiamo
influenzare, quindi se possiamo parlare, lo parliamo nel scenario. Quindi, per esempio, nel scenario, in ogni scenario parleremo di come è l'economia, perché possiamo, come è questa economia sostenibile, come si organizza, che, sì? Si capisce? Ma non possiamo parlare di la crisi economica, perché è una cosa un po' di più... A lungo termine. No, più lontana. Sì, che non dipende da noi. Si capisce? Sì. Quindi non è che questi di qua non è che sono i meglio fattori, no. È che dobbiamo scegliere i fattori che possiamo parlare di meno, sì? Perché, per esempio, perché si... perché i fattori che possiamo parlare di più sono chi ci aiutano a raccontare la storia, la narrativa, sì? Sì, mettiamo qua, immaginate uno che... questo, l'economia sostenibile, quindi, non lo so, i nostri associazioni, come lavorano, qua, questo è un assunto, una questione interessante per parlare. Se lo mettiamo qua, non possiamo parlare perché è lo fisso. Si capisce? Sì? Si capisce? Ok. Quindi... Io, scusami, dimmi. Pensavo che... Pensavo che avremmo preso il più incerto... E il più, cioè il più arancione e il più rosso, non quello che aveva un po' di... Per questo per me, ad esempio, no? È solo per dire, pensavo che si sarebbero scelti quelli che avevano più gialli e quello che aveva più rossi. Ah, okay. Come se fosse due cose diverse, che doveva essere uno il più incerto e uno il più importante. Okay, no. Forse io non l'ho esplicato bene. Devi essere importante e anche incerto. Ah, okay. Sì. Quindi... forse io penso che non l'ho spiegato molto bene, molto chiaro per voi, sì? Perché importante e incerto, tutti e due. Cioè lo stesso fattore devi essere, sì. Avete tutte queste caratteristiche, sì. Si capisce? L'economia è solo importante, non è incerta, l'economia sostenibile non c'è. O l'altra che è solo incerta. La crisi ambientale, io avrei messo tutto sulla crisi ambientale per dire, cioè le crisi... Però questo no, non è che, per esempio, la crisi ambientale non è che una cosa che non è importante nella nostra vita. Mm-hmm. Of course, è molto importante, ma forse per parlare della partecipazione non è il fattore che ci aiuta di più per costruire gli scenari, sì? Si capisce? Sì. Quindi questo quindi i fattori sono, mettiamo importante e i fattori importante, quali sono? Incerti, sì? Quindi tutti e due, sì? Ok, quindi, ma questo, se volete, alla fine del giorno parliamo un po' di più di questo, perché è una cosa importante e incerta. Sì. Ok, quindi una cosa che mi... Ok, quindi la gente che ha il ruolo della public administration a tutti i livelli, sì? Perché una cosa che noi facciamo è questi fattori che lo sviluppiamo di più. Ogni fattore ha una descrizione di che cosa vuoi dire, sì? Qua lo abbiamo fatto tutti insieme, più o meno lo abbiamo nella testa, sì? Ma si vuole anche di un po' di più di spiegazione per capire, ok, il ruolo della public administration a tutti i livelli, questo che vuoi dire, sì? E questo deve essere una tendenza, quindi dobbiamo capire come è il S, se è di più o di meno, ma come il ruolo della public administration a tutti i livelli vinculato alla partecipazione. Quindi come
E, mi capite? Sì? Sì? Era la domanda che faceva ieri Angela, ti ricordi? Che diceva due assi, perché come ci sono, c'era... Ricordate, sulle due assi sopra c'era scritto... economia globale, economia locale, che non sembrava più e meno come avevamo immaginato all'inizio, ma è questa cosa qua che tu stai dicendo, no? Sì. L'economia sviluppata è negativo, cioè da una parte o dall'altra dell'asse diventa economia globale e economia locale. Questo, questo. E come, questa fase la parliamo molto anche con la gente che è esperta, che ha molti conoscenza del tema, ci può aiutare anche per capire che è lo più interessante, sì? Per esempio, questo del ruolo, chi ha parlato di questo, del ruolo? Chi è stato? Sì, tu stavi? Tu eri? Ieri. Ti ricordi quando, cosa avete, spiega un po' di più questo. Il problema fondamentale era dato dai rapporti tra i vari livelli delle amministrazioni pubbliche, quindi non solo le politiche che ciascuna fa, ma anche il livello di relazione che c'è e soprattutto l'eventuale tasso di conflittualità, cioè se il comune propone un tipo di politica e la provincia o la regione a livello superiore dice il contrario, questo può determinare uno stato di paralisi. Ok, quindi qua io penso che per descrivere un po' di più possiamo dire... In una parte sarà come, a ver, io lo dico in caffè, lo parlo questo in spagnolo, sarebbe in una parte sería las administraciones públicas como mayor, como acuerdo como sí, acuerdo entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, ¿sí? O sea, las administraciones públicas tienen un mayor acuerdo o coherencia, igual, coherencia entre las actuaciones de las administraciones públicas, como, y, sí, eso es, y, sí, o, incoherencia. Como más, ¿sí? ¿Sí capisce questo? Sì, capisce. Allora, da una parte c'è l'accordo tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica, quindi come si accordano su vari livelli. Invece dall'altra parte c'è l'incoerenza appunto tra i livelli dell'amministrazione e il disaccordo. Ok. Sì, si capisce? Nelle politiche che la pubblica amministrazione deve mettere in atto. Però sulla partecipazione. Sì. Sì, sulla partecipazione. Quindi ce l'abbiamo questi due. Questi di qua. Vuoi sì. Scrivere? No, sì, tu, per favore. Sì, ok. sì, o sea che aquí hay. Sí, aquí hay como hay un mayor acuerdo, una mayor coherencia entre las políticas de los diferentes niveles y aquí hay una más incoherencia, ¿sí? ¿Sí capisce? Quindi qua in questa parte gli differenti livelli fanno delle politiche come allineate, come più, ¿sí? E qua non sono allineate. Ognuno, ¿sí capisce? Sì? Ok, questo io lo volevo fare pensare, io non l'ho pensato prima perché volevo come fare il processo di pensare per fare a voi capire come lo facciamo, sì? Ma questo è una cosa che non lo faccio, è un po' più, non lo facciamo, ok, in due minuti decidiamo, sì? Ok, quindi... E l'altro è effetti della crisi economica, quindi
Claro, sería los efectos de la crisis económica. Sí. Un acuirsi della crisi economica e dall'altra parte un ridursi della crisi economica, no? Sí, estaba justo estaba pensando qué cosa nella crisi economica che lo che ci può come interessare di più. Che forse sulle persone, che sì, ma che cosa è, che cosa è, sì, perché sai, perché ci diciamo, perché non è che possiamo dire che tra 20 anni c'è la crisi economica, sai, perché c'è perché è adesso, perché è adesso, ma perché non sappiamo, non sappiamo. Okay. No, della crisi. No, 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 no. Quello che possiamo dire è la crisi economica aumenta, è come più forte, per esempio. Sì, sì. È un acuirsi della crisi economica, come si dice acuirsi in spagnolo? O un diminuire. Sì, aumenta o si diminuisce la crisi economica. Vabbè, ma bisogna essere indovini, come si fa a sapere tra 20 anni se invece non ci sarà? Scusami, magari, no, è per questo. Se magari i governi adesso, che già se ne parla tantissimo, prenderanno misure per affrontarla, quindi magari fra 20 anni non... È per questo che non è che possiamo supponere, sì. Supporre nel nostri esse, assi, che che ci starà una crisi economica, sì? Quindi possiamo dire adesso ce l'abbiamo la crisi, quindi possiamo dire la crisi aumenta, sì? O la crisi sì, come diminuisce e l'economia va meglio. Quindi questo penso che sì, perché gli effetti della crisi, se diciamo gli effetti della crisi, è una supposizione tra occulta che c'era la crisi, sì? Per esempio, con il cambiamento climatico, questo è una cosa che siamo, che abbiamo con certezza, che non è che possiamo dire aumenta la temperatura, diminui la temperatura, non, perché sappiamo che aumenta. Può aumentare più forte o può aumentare un po' più lentamente, e questo non lo sappiamo. Ma non possiamo dire, non aumenta, no, questo no, perché tutti gli esperti dicono che aumenta. No? Quindi, questo è sicuro. Sì? Quindi con questa della crisi io penso che possiamo lasciare qua così. Come la crisi è più, continua come più forte, sì? E anche i suoi effetti, e la crisi economica si torna come è meno, sì? Come diminuisce. Sì? Scusami, però volevo capire una cosa. Quando scriviamo crisi economica, crisi ambientale, è sufficientemente chiaro, no, quel fatto? Perché per me è troppo generico. Sì, no, secondo no, me va fatto un livello dove vanno esplicitati, sì. Perché così non vuol dire niente, secondo sì, me. Sì, sì, e perciò, grazie per dire questo, perché è perciò che non so se qualcuno ha visto sul computer di ieri l'elenco di fattori. Quando noi facciamo l'elenco di fattori, ok, dov'è? Questo è un po' caotico anche qua. Quando facciamo gli elenchi dei fattori, sì? Ambientali. Economici, sì? Ce l'abbiamo. 1, 2, 3, 4, sì? E qua c'è la definizione. Definizione, si dice? Sì? Quindi qua dobbiamo esplicare di più cosa sono. Qua non lo abbiamo fatto
per il tempo, ma anche perché non tutta la gente, ma molta gente è stata in questa tavola e ha parlato un po' di che cosa capiscono con la crisi economica, sì? Ma questo è importante spiegare un po' di più, perché ci sono, per esempio, la crisi socioambientale, ce l'abbiamo uno che è qua, la crisi, effetti della crisi ambientale, ok. Che è la crisi ambientale? Perché abbiamo tantissimi problemi ambientali. Sì, certo. Quindi questo fattore è buono, ma si vuole definire un po' che cosa si capisce con questo, sì, perché sennò poi la gente quando non sì? E questo è noi, sì, c'è qualcuno che è molto chiaro, non so, il finanziamento pubblico, forse questo sappiamo, il finanziamento pubblico, che i poteri pubblici danno soldi, o, sì, ma ci stanno altri che sono, sì? Ok, quindi abbiamo questi fattori. Io ero nel gruppo economico e quando abbiamo parlato di crisi, non so se aiuta questo, abbiamo detto la crisi economica relazionata al fatto che nel momento in cui vengono meno dei servizi, per esempio comunali, perché non ci sono più soldi, sta succedendo in Italia e nel mondo che le persone coprano attraverso la partecipazione questi buchi lasciati dalle amministrazioni per il fatto che non ci sono più soldi, per esempio gli orti urbani, no? Ok, ma questo è un po' diverso. Io non direi come... Cioè, più crisi c'è, come dire, abbiamo detto, e in realtà si è cominciato a parlare di partecipazione quando è cominciata la crisi. Le persone hanno cominciato a partecipare della vita pubblica quando è cominciata la crisi, no? La crisi è stato un fattore scatenante della partecipazione. Okay. Quindi la crisi vista in maniera positiva, cioè okay, in quel senso abbiamo parlato di crisi. Okay. Ma questo può essere un scenario, ma non è che sempre succede così. Quindi in altro scenario può succedere che c'è la crisi economica come molto forte e... Sì, la guerra, sì, oppure le persone si deprimono, hanno paura, si chiudono in casa, quindi il contrario della partecipazione. Scappano, sì. Sì, quindi queste cose saranno quello che dobbiamo capire relazionando tutti i fattori, sì? Perché forse nel nostro scenario abbiamo parlato di come sono la cultura e i valori sociali, per esempio qua. Ok, qua come sono la cultura e i valori sociali? Sì, ci sono valori sociali, quindi se c'è valori sociali, forse la gente si organizza di più, ma se non ci sono valori sociali, forse nel nostro scenario la gente non è che si organizza, la gente migra o non so, la gente si fa la guerra o qualsiasi cosa. Sì, i valori sociali tengono la gente attaccata al territorio. Vuol dire? Sì. No, restano più... Sì, no, quello che... Sì, ma questo è per... Solo per capire che quando facciamo, quando descriviamo il scenario, dobbiamo mettere insieme i fattori. Bisogna tener conto anche degli altri fattori. Sì, quindi devono essere coerenti, sì? Sì, nel nostro scenario la gente ha una cultura della giustizia sociale, della solidarietà, della inclusione, sì? Forse è più, pensiamo che è più coerente, più plausibile che la gente si organizza di più, ma se non ci sono, forse quando parliamo dell'organizzazione sociale, non ci sono, si capisce? Ok, quindi mettiamo l'asside economico come aumento della crisi, sì, diminuzione. Javier, dimmi. Scusa, ma
Può capitare quindi che invece di uno scenario su un quadrante possano venire fuori due scenari? Scusami? Su un quadrante, che ne so, mettiamo quello meno, no? Meno X meno Y. Invece che un solo scenario possono uscire due possibili scenari, perché c'è un altro fattore che può variare e rimane incerto. E quello che facciamo è, o sea, abbiamo solo un scenario perché abbiamo un gruppo che lavora in questo scenario. Mm-hmm. Questo gruppo può fare due? No. Questo gruppo può mettere nello scenario, come nello stesso scenario possono succedere due cose, mm-hmm, che fanno due gente diverse. Per esempio, con questo esempio di i valori sociali, sì? Possiamo dire: in questo scenario i valori sociali della giustizia sociale non ci sono molti, quindi la gente non è che si organizza tanto, ma possiamo dire, ma ci sono dei gruppi piccoli che sono separati, non molto collegati, ma che fanno delle cose così piccole, okay, che aiutano. Quindi ci può, cioè, alcuni faranno così, altri faranno sì, così, succederà un po' di questo e un po' di quello. Sì, okay, si può dire, ma si vuole dire, spiegare un po' di più. Certo. Ma chi è? No, ma chi come sono, mm-hmm, sai? E che questo può essere coerente, perché adesso in la Puglia succedono tantissime cose. Succede, c'è sta una gente pazza che sta facendo un corso di partecipazione, c'è una gente che sta lavorando con il forno, c'è, quindi ci sono molte cose, ma dobbiamo capire che non possiamo dire nello stesso scenario due cose che sono opposti. Quindi in questo scenario non può succedere che gli artesani partecipano molto e che gli artigiani partecipano molto e che gli artigiani non partecipano molto, no? O una quindi cosa poi forse puoi dire, ok, ci sono degli gruppi, gli artesani fanno un po' come sono gruppi diversi, in questi gruppi diversi hanno diversi maniere di organizzazione, ci sono qualcun gruppo che si organizza di una maniera più partecipata, ma ci sono degli altri gruppi che lavorano di più con le imprese, per esempio. Questo è un po' è coerente, perché tu lo stai come descrivendo, quando tu lo leggi tu ti puoi fare una idea di che, ok, non che tutta la gente fa lo stesso, ma è coerente. Quindi, si capisce? Sì. Ok, quindi. Un secondo. Dove stanno? Qua. 1, 2, 3, 4. Ok, quindi. E che ora è? 11 e un quarto, ok. Ok, quindi quello che facciamo è, a volte guardiamo un po' tutti i quattro scenari e guardiamo se c'è qualcuno che è un business as usual, che diciamo, che è tutto lo stesso. Sì? No. Si capisce? No. La situazione rimane esattamente così? Sì, questo. Okay. Sì, se c'è qualcuno che la situazione sarebbe la stessa come oggi, non parliamo perché è lo stesso. Quindi non parliamo di questo e affacciamo il scenario di controllo che è il deseabile. L'auspicabile. Quello che desideriamo, sì, dai. Sì. Sì, quindi questo di qua, per esempio, questo in realtà io penso che non è, penso che nessuno è un business as usual, lo stesso, succede lo stesso, perché io penso che no,
Non so se qualcuno lo vedi. Cioè se diminuisce la crisi economica e la pubblica amministrazione rimane in disaccordo che si più o meno non è sopperito. Sì, ma... Sì, no, ma non è lo stesso, perché adesso è che la crisi economica è meno. Sì, però diminuisce, torna come era. Torna come era. No, non sappiamo, o forse no. Cioè, come oggi dovrebbe esserci molta crisi economica e disaccordo tra le è più l'uno che sia come adesso. Sì, forse l'uno è un po' più simile. Non so se con l'aumento però della crisi aumenta. Sì, io penso che magari la gente veramente no, potrebbe essere un'insurrezione, perché sì. Sì, no, io penso che lo possiamo lasciare. Questo volevi come fare un po' che pensiamo tutti insieme, perché se c'è qualcun scenario che è come poco interessante, sapete? Come che è come, questo quasi lo stesso, no, non parliamo, perché quello che vogliamo è ispirarci per pensare in un'altra maniera, in un altro modo. Se è lo stesso, no, non facciamo questo. Sì? Ok. Javi, dimmi. Non so se adesso o dopo, ma ci puoi spiegare meglio poi lo scenario desiderato? Sì, quello che... auspicabile, ecco, come si fa? Lo stesso? Ma sempre tenendo no. conto di quei fattori? No, ok, dopo possiamo parlare un po' di più, ma è se tutto va come vuoi, come vuoi, il gruppo biodiverso, quindi il gruppo di la gente dell'università, la gente della strada, i cittadini, la gente del comune. Questo loro parlano eterogeneo e capiscono che com'è il meglio scenario sì i fattori, tutti i fattori vanno così bene, sì? Si capisce? Ah, sì. Ma anche non è una carta per i Reyes Magos. Sai, una lettera buona Natale. Sì, non è una lettera questo. Cioè non è un desiderio che si deve avverare. Voglio la pace con la dichiarazione di felicità. No. Sì, non è voglio la pace. E anche voglio, non so, molto soldi per andare sulla spiaggia, no? Sai? È come mettiamo insieme i fattori e pensiamo come un scenario deseabile. Deseabile nell'educazione, non so, deseabile nella cultura, nell'inclusione, nell'economia sostenibile. Nei valori, come hai detto prima, sì? Dei valori, no? Sì? Sì? Ok. Quindi, prima di fare il break, sì? Una cosa che si vuole fare anche, che questo è lavoro prima, un po' di prima di mettere a tutta la gente insieme per fare questo, noi facciamo un po' di lavoro prima, che il lavoro prima è un po' di questo che abbiamo fatto ieri e oggi, sì? E anche facciamo un po' di lavoro prima che è l'escenario base, sì? L'escenario base che è l'escenario di adesso, come adesso sta il tema, il nostro tema, la nostra domanda, sì? Perché quando mettiamo nel workshop partecipato, mettiamo la gente insieme, tutta la gente deve avere nella testa un po' lo stesso scenario zero, base, sì? Sì, deve avere una visione. Una visione compartita di quello che c'è adesso. Ecco. Non per il futuro, ma no, per adesso dobbiamo mettere un po' in accordo. Cioè, noi, cioè, quando si fa lo scenario futuro, noi prepariamo un cartello base, uno scenario base da far leggere, comunque da far condividere con gli altri, dove tutti partano dallo stesso livello sì. di consapevolezza. Sì, del esatto. Sì.
e poi anche sì, del, sul presente del nostro tema, del nostro assunto, del nostro sì? Sì? E poi noi diamo, noi diamo alla, alla gente questo, ma anche le facciamo di parlare un po' di va bene questo scenario, qualcuna volta c'è qualcun esperto che dice anche va bene, anche io direi che è importante adesso questa cosa, ok, bim, bim, bim. E tutti quanti c'è la, la stessa... Chi lo prepara lo scenario? Ok, io penso andiamo a noi, noi ma la gente, scusate perché questo è un po' confuso per voi perché io sto dando come una doppia segnale, io vi dico come facilitatore non, lo sto, non l'ho fatto bene perché io prima ho detto no, facciamo e poi parliamo di come abbiamo fatto adesso, come abbiamo fatto, ma adesso sto dicendo come lo facciamo nella realtà e quindi tu vuoi capire come si fa nella realtà, tu vuoi capire e io ti dico ah no no no, non mi dica, sì? Quindi scusami perché io sto come facendo questi due livelli, quindi io preferisco centrarci in fare tutto e poi parliamo di ogni step, ogni passo, come lo abbiamo fatto e come si fa, se c'è qualcuna cosa diversa, sì? Va bene? Sì? Quindi scusatemi per questa doppia segnale. Ok, quindi adesso dopo il break ci rivedremo nei gruppi e ogni gruppo lavorerà sul scenario, sì? Ma prima del break voglio capire un po' tutti quanti com'è il scenario zero, il scenario base. Quindi come andiamo a farlo? Andiamo a fare un esercizio molto facile che è a coppie, quindi 2 2 2 2 2 2, forse tu ti prendi con me e voi tre, sì? Abbiamo come 5 minuti, sì? E ogni coppia parlerà un po' di come l'stato attuale, come l'scenario base della partecipazione sul, nella Puglia. Sì? Siamo quasi tutti pugliesi, no? No! O la gente, ma la, o adottati, ma la gente che non siete pugliesi abitate nella Puglia, no? Sì, sì. E per questo, perché alla prima abbiamo pensato in farlo per Celle, ma come ci sono delle gente che non abita qua, abbiamo deciso meglio farlo di la Puglia. Sì? No, magari ci mischiamo tra pugliesi e non. Ah, ok, sì, va bene, va benissimo. Sì. Scusate la domanda. Chi? Il loro gruppo. Chi non ha un'idea proprio buona da fare? Sì.
Prima il break, facciamo un po' di brainstorming dello scenario zero, base. Quindi iniziamo per esempio qua, io vi chiedo di essere così
brevi, non come fare grande frase, così delle frasi piccoline che possiamo per capire lo scenario base. Sì? Si capisce? Quindi facciamo così una ronda e se quello che è stato detto già lo hai detto, non lo dici un'altra volta. Sì? Okay. Puoi scrivere. It's just, okay, thank you. It's just, you know, como está en el cero, y en the sentence. That's, okay. Dai, iniziamo. Allora, è uscito che in Puglia c'è un forte fermento riguardo alla partecipazione, ci sono tanti finanziamenti, però lì dove ci sono i corsi finanziati dalla regione si è visto che c'è poca partecipazione o comunque c'è un caos intorno a questa cosa. Lì dove invece ci sono corsi legati a non finanziati, che riguardano ad esempio l'agricoltura, il cibo, l'ambiente, sono molto economici e c'è molta partecipazione. Quindi non è chiara questa situazione, perché i corsi finanziati dalla regione sono un po' caotici, come se la gente non fosse ancora pronta, e altri tipi di corsi molto costosi invece c'è molta partecipazione, come la permacultura, che ha a che fare comunque con il cambiamento. C'è questa, okay, questa non chiarezza. Quindi tu sai come how to synthesize? Ok. E poi si è notato che anche nei piccoli paesi pugliesi la gente che prova a fare partecipazione è comunque gente che è acculturata, che ha formazione. La gente invece che non ha ricevuto una formazione riguardo a questo non fa partecipazione, subisce, e le istituzioni, la scuola tendono piuttosto a sopprimere la partecipazione, perché è come se l'ignoranza favorisce e facilita, insomma, tutto quanto. Okay. E un'altra cosa che noi è uscito fuori è che rispetto alla partecipazione noi abbiamo notato questa cosa, che ci vuole proprio un salto di consapevolezza dell'uomo, è come se ancora non siamo pronti, cioè chi è molto consapevole come persona può essere un bravo facilitatore sia nell'insegnare che nel farlo. Abbiamo incontrato persone che a livello conoscitivo erano molto preparate come facilitatori, però avevano un ego molto forte e quindi la facilitazione non arrivava, cioè nel senso che magari a livello teorico è molto bravi, però poi a livello umano e personale avevano un ego molto grande e quindi questa cosa cozzava un po'. Quindi un bravo facilitatore per funzionare bene deve essere sia una persona molto preparata, ma una persona che ha un ego che non esiste, quindi non ha giudizio nei confronti delle altre persone. Questo vuol dire che ci deve essere un salto di consapevolezza proprio dell'uomo ed è un lavoro, diciamo, lungo. Ok, ma questo è... Sì, no, questo... Sì, questo è... Sì, ok. Ok. Allora, sì, un po' di cose anche noi le ripeteremo, però cercherò di non farlo. Allora, abbiamo visto che, insomma, da parte dell'amministrazione c'è pochissima partecipazione, notiamo questa poca partecipazione, tranne in pochi casi che sono delle piccole cellule dove c'è questo fermento e sì, sono stati finanziati magari delle attività che danno la possibilità appunto ai giovani anche di fare partecipazione, come è anche il caso appunto nostro. E, a livello proprio educativo ancora non c'è partecipazione, non la riscontriamo partecipazione, e anche le decisioni economiche non sono assolutamente partecipate. E, le nuove tecnologie aiutano queste nuove cellule, diciamo, dove c'è questo fermento, ci aiutano a creare un po' una rete, ma ancora il lavoro è grande. Okay. Insomma. Sì, quindi anche sentire un po' la mia esperienza.
Allora, noi più o meno abbiamo trovato anche noi queste cose. Ora mi verrebbe da pensare che, siccome tutte e due abbiamo una visione di persone che sono state fuori dalla Puglia e che sono rientrate, una cosa che di cui abbiamo discusso anche che ci sono un po' due generazioni, no? Come dire, la generazione un po' sotto, che la condividi questa cosa, della generazione sotto magari i 40 anni è stata gente che magari ha un livello culturale maggiore, è stata fuori all'università, magari è rientrata, ha una maggiore idea di che cos'è la partecipazione, perché si è contaminata magari con nuovi ambienti, nuovi contesti e via dicendo, ed è forse anche quella che è più recettiva magari a corsi e via dicendo, mentre invece c'è una generazione che è un po' più su e che io vedo insomma in altre regioni, 60-65 anni, sono più aperti, perché io sono stata in Toscana, mentre vedo che gente magari di qui 60-65 anni sono più cioè sono una mentalità più ristretta, quindi magari meno aperti alla partecipazione, forse perché meno contaminati, ecco, meno. E quindi come una Puglia a due marce. Okay. Però anche noi vediamo molto il fermento, ecco, il cambiamento. Okay. Sì, noi siamo partiti un attimino dalla valutazione dei contesti, soprattutto di apprendimento, in cui la partecipazione, come già analizzavano loro, ci sembra che sia un po' a ranghi ridotti, quindi i casi più tradizionali sono quelli della scuola e delle università, anche se da noi poi ci sono alcune aree più specifiche. Io penso, per quello che mi riguarda, per esempio al centro di Taranto, dove chiaramente l'identità dell'università e il suo legame con il territorio è ancora da costruire, anche proprio in termini di partecipazione, di condivisione, di legame. E naturalmente è una cosa che richiede molta fatica. La partecipazione in generale è un'attività che richiede proprio fatica personale, perché si tratta di tenersi costantemente aggiornati, appunto prendere parte alle attività, documentarsi, informarsi. Da noi questa cultura, anche da parte degli studenti, devo dire, essendo mancata abitualmente questa capacità dei docenti di trasferirla, non esiste. Quindi l'Ateneo viene vissuto per esempio come un esamificio, cioè un luogo dove tu vai a fare le tue attività per portare a termine il percorso formativo, punto e basta. Quindi anche l'università, che dovrebbe essere un luogo di partecipazione plurale e culturale, cioè a 360 gradi, non solo il trasferimento delle conoscenze, diventa solo più una carente. Cosa, adesso non so se l'ho capito bene, ma non è che adesso dobbiamo pensare che cosa si vogliono fare, sì? No, no, è la fotografia del momento, cioè è una carenza attuale. Mentre invece dal punto di vista delle politiche ci pareva che questa antinomia, soprattutto tra i livelli diversi, come regione mi pare che negli ultimi anni, almeno in certe aree politiche giovanili, in parte nelle politiche pubbliche, ci sono stati vari contesti che hanno cercato almeno di favorire la partecipazione. Devo dire che dalle amministrazioni locali non sempre c'è stata la stessa risposta, peggio ancora non c'è stata la capacità di metterle in atto, oppure sono state messe in atto creando un falso consenso, come dicevamo ieri, cioè praticamente facendo dei processi di condivisione apparenti che poi non hanno di fatto recepito le istanze del territorio. Io parlo di un'altra cosa che abbiamo preso in considerazione, che è la salute. Penso che ci sia poca partecipazione alla salute di se stessi, nel senso che ogni singolo individuo, per la stragrande maggioranza, si affida a qualcun altro e non si rende partecipe e responsabile della propria salute. Quindi c'è un demandare di questa responsabilità ad altri. Allora, anche noi abbiamo, a livello di politica, abbiamo detto che è scarsa la partecipazione a livello di politiche locali, mentre è molto alta a livello regionale. Quindi c'è questa dicotomia, questo gap.
Poi rispetto ai valori socio-culturali legati alla partecipazione, abbiamo detto che qui in Puglia i valori socio-culturali legati alla partecipazione sono molto alti, che sono i valori del dono, dell'ospitalità, della condivisione e le relazioni sociali, mentre sono molto bassi, quasi inesistenti, il senso civico e l'attenzione alla cosa pubblica. Quindi abbiamo anche qua un dislivello tra valori socioculturali legati alla partecipazione molto alti e valori invece diciamo sociopolitici legati alla partecipazione molto bassi. Poi abbiamo detto che in Puglia c'è un'attitudine e un'abitudine alla delega, per cui c'è poca abitudine alla politica, ai mezzi democratici, ai mezzi partecipativi. Cioè al voto, cioè molto voto di scambio, ma poco voto, no, per cui c'è poca attenzione a quei mezzi che potrebbero essere politici, che potrebbero creare partecipazione. In Puglia, a livello economico, la crisi economica si subisce di meno che in altre regioni d'Italia e si sente di meno perché in Puglia c'è un'economia più rurale, più locale, quindi, e tutte quelle forme di economia di cui avevamo parlato che sono basate sul dono, sullo scambio, per cui in Puglia la crisi economica è meno forte, si subisce di meno di altre regioni. Okay. Facciamo a metà. Nella prima parte, insomma, noi abbiamo detto le stesse cose. Benissimo. Che hanno detto gli altri. Volevo semplicemente far notare che il primo assessorato che ha avuto Guglielmo Minervini, che è una persona che io stimo e rispetto moltissimo, era proprio l'assessorato alla partecipazione nel primo mandato di questa regione. Per cui penso che dal punto di vista delle politiche regionali ci sia stata una sfida. Forse non era stato molto preparato anche il terreno, no? Per cui c'è questa proprio differenza tra il livello regionale, che ha avviato questa sfida con l'assessorato alla partecipazione 8 anni fa, e adesso lo scollamento che c'è con il livello locale, perché spesso i politici a livello locale ignorano qual è lo scenario zero e non pensano proprio di doversi occupare in qualche modo di essere visionari e di immaginare uno scenario nel futuro. Okay. Secondo me la cosa più grave è questa. Ok. Vabbè, noi abbiamo detto più o meno tutto. L'unica cosa che volevo aggiungere rispetto ai vari fattori che incavelare, quello sull'aspetto tecnologico. In Puglia, perlomeno per quello che io, di cui io sono venuta a conoscenza, c'è una cosa che è bellissima, che non so fino a che punto ci sia in tante altre regioni, ed è proprio la cosa della condivisione degli aspetti tecnologici per quanto riguarda la costruzione di prodotti tecnologici, sia per quanto riguarda il loro uso, per quanto riguarda ad esempio la partecipazione e la condivisione dei mezzi di trasporto. Quanto pare BlaBlaCar qui in Puglia ha un grosso successo rispetto magari ad altre regioni, quindi sempre nelle fasce giovanili ovviamente, comunque inizia ad esserci la condivisione anche da un punto di vista dei costrutti tecnologici, questo da aggiungere. L'ultimo gruppo. Allora, volevamo aggiungere la cultura della festa, un po' alla cosa sociopolitica, cioè la cultura dello stare insieme, del fare le feste, del ritrovarci. Poi che ci sono molte realtà singole anche legate alla partecipazione, alla sostenibilità, ma non fanno rete. E questo per una difficoltà sicuramente legata ai mezzi di trasporto e alle distanze, e anche a una scarsi proprio mezzi di comunicazione, quindi difficoltà di fare, sì, e scarsamente tecnologico, cioè sì, proprio mezzi di comunicazione e di relazione, sì. E l'ultima cosa, la cultura legata, la cultura dell'integrazione. Quindi che noi avvertiamo, perlomeno anche io che vengo da fuori, una grande divisione legata al genere, legata quindi alle differenze razziali, non mi viene la parola. Okay. Esclusione. Ok, benissimo. Quindi adesso abbiamo un po' descritto come sta lo scenario e siamo un po'
Ok, abbiamo en la testa più o meno lo, come lo stesso. Fusa. Come lo stesso, sì. Quindi questo è il nostro scenario, zero, la nostra base, che è importante perché non è che dopo con il scenario futuri facciamo delle... Ok, sì, adesso è la cultura della festa così, come sarà... Non è che facciamo, sino pensiamo là, ma è importante capire questo perché... Perché come abbiamo fatto della plausibilità, abbiamo parlato della plausibilità, sì? Quindi è importante che tutti quanti hanno, che, qua, hanno la testa che è il presente, sì? Ok, ora? 11 e 20. Quindi 20, 35, 40. Ok, quindi alle... Abbiamo 20 minuti, sì? Ma 20 minuti come sempre, tedeschi. E dopo cambieremo la nostra testa perché dopo inizieremo nel futuro, sì? Quindi adesso siamo nel 2014 e dopo 2030 andiamo a fare.